Ciambelle, ciambelle, ciambelle. Chi di noi, quando pensa alle ciambelle, non pensa ad Homer Simpson che ne addenta una? Penso proprio tutti. A questo proposito, perché non andare un po' indietro nel tempo per scoprire che origini ha questo strano oggetto di forma rotonda con un buco al centro? Di solito tutto incomincia con gli Egizi, ma in questo caso assolutamente no. E no, cari miei, perché quello di cui parleremo oggi non sono le Danaz, ossia le magiche ciambelle di Homer ricoperte di glassa, ma bensì delle classiche ciambelle fritte ricoperte di zucchero. Dove tutto ebbe inizio? A quanto pare tutto incominciò in Olanda, lo avreste mai detto? Ebbene sì, perché parliamo del 1800. Loro inventarono le Olijkoeks, che tradotto sta per torte fritte. Queste prime ciambelle erano semplicemente palle di torta fritta in grasso di maiale fino a doratura, ma siccome molto spesso erano ripiene di frutta secca o altro, molto spesso non riuscivano a cuocersi interamente dall'interno e di conseguenza fu necessario farci un buco al centro. Mentre gli immigrati olandesi cominciarono a stabilirsi negli Stati Uniti, continuavano a fare i loro Olijkoeks, dove erano influenzati da altre culture e continuavano a trasformarsi in quelle che oggi chiamiamo ciambelle. Ma scommetto che adesso vi è venuta fame, quindi diamo il via alla preparazione. Ingredienti: 250 g di patate lesse, 500 g di farina 00, 40 g di burro morbido, 25 g di lievito di birra, va bene anche quello secco, circa 7 g, 20 g di zucchero, 2 uova, latte quanto basta, mi raccomando tiepido, olio per friggere. Procediamo quindi ad impastare. Questa volta per voi lo farò a mano, anziché usare la solita impastatrice. Prendiamo prima la farina, ci facciamo un buco al centro e inseriamo tutti quanti gli ingredienti a poco. Facciamo una palla e la mettiamo a lievitare all'interno di una coppa coperta da una pellicola per circa un paio d'ore. Trascorse le ore di lievitazione, adesso procederemo facendo dei piccoli tagli. E andremo a fare dei salsicciotti della lunghezza di circa 15-20 cm al massimo. Dopodiché li arrotoleremo e li chiuderemo a forma di tarallo. Ecco come sono venuti i miei. Adesso li lasceremo a lievitare fino a che non raddoppieranno circa il loro volume. Dopodiché saremo pronti alla frittura. Mi raccomando, oltre 1 litro di olio, temperatura a 170 gradi circa. Dopo averli fritti, passateli nello zucchero. Mi raccomando che lo zucchero sia completamente asciutto, perché sennò non si attaccherà alle vostre ciambelle.